La messa della domenica è quella dei documenti del Concilio Vaticano II. No. Il progressista cardinal Walter Kasper ha scritto in questa lettera: il concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Salve indagatori, detesto le contraddizioni. Ho scoperto una contraddizione eccezionale che presenterò in un altro canale e della quale voi potrete diventare dei promotori. In questo canale vi preparo con delle contraddizioni veloci. Via con l'indagine. Marzo 2022. Parentesi. Il Concilio Vaticano II ha esaurito il suo ciclo? Il risultato di questa indagine non è molto bello per la Chiesa Cattolica. Per cui, prima di tutto, occorre una mini indagine su tutto il Concilio Vaticano II. Il Cardinal Walter Kasper, nel 2013, un mesetto dopo l'elezione di Papa Francesco, scriveva la sua lettera dal titolo per lui bene augurante «Un concilio ancora in cammino». Oggi, 9 anni dopo quella lettera, a che punto è l'attuazione del concilio? Quali sono le speranze da riporre in esso? La risposta potrebbe essere nella vicenda umana di due protagonisti: Angelo Roncalli e Josef Ratzinger. Angelo Roncalli, ossia Giovanni XXIII, prima del concilio aveva scritto la Veterum Sapientia sull'obbligo dell'uso del latino in ogni ambito, anche durante la messa. Dunque può essere definito, almeno in questo aspetto della religione, come un cattolico tradizionale. Ma poi Angelo Roncalli, durante il concilio, ha ceduto molto potere sul concilio e sui lavori al partito dei vescovi filoprotestanti. Invece, Josef Ratzinger ha iniziato il concilio dalla parte degli ultra progressisti modernisti di Karl Rahner. Poi, durante il concilio, si è staccato da questi e si è avvicinato alle posizioni di von Balthasar. Infine, diventato Papa Benedetto XVI, ha emanato, appena 2 anni dopo la sua elezione, la Summorum Pontificum, che ha ridato piena legittimità alla messa precedente il Vaticano II, e poi ha parlato di principi non negoziabili, nonché di un anno della fede in Gesù, e addirittura di un contro nuovo ordine mondiale fondato sulla fede in Gesù e sulla guida di Gesù. Insomma, sembra che Josef Ratzinger abbia compiuto un ciclo di conversione personale che lo ha portato poi a cercare di convertire la Chiesa dal Concilio Vaticano II. Per cui, complessivamente, sembra delinearsi una parabola del Vaticano II. Parabola che è iniziata
con Giovanni XXIII che ha aperto al filoprotestantesimo e che forse è terminata con Benedetto XVI che ha indicato alla Chiesa la strada del ritorno alla tradizione da Pietro a Pio XII. Infatti, come interpretare il documento di Papa Francesco Traditionis Custodes, fatto apposta per annullare la Summorum Pontificum? Sembra un rimedio disperato, che conferma la fine dell'influsso genuino del Vaticano II, che può resistere e andare avanti solo per imposizioni autoritarie e scorrettezze, esattamente come si sono caratterizzati molti dei lavori conciliari, secondo il settimanale francese di ICI. Infatti, Mario Bergoglio ha pubblicato la Traditionis Custodes ben 8 anni dopo la sua elezione, segno che non ha considerato l'argomento così importante per i fedeli da emanarlo 2 o 3 anni dopo. Allora, quale possibile futuro si prospetta per la Chiesa? Proprio la Traditionis Custodes fornisce l'indizio che i difensori del Vaticano II commetteranno le peggiori scorrettezze per affermare la sua validità e attualità fino all'ultimo, ossia causeranno almeno la protestantizzazione definitiva della Chiesa di Roma, che pertanto non sarà più la Chiesa cattolica, ma appunto la Chiesa protestante di Roma. Oppure causeranno la desacralizzazione della figura di Gesù Cristo. O ancora il completo superamento del cristianesimo. Quando ciò avverrà, il legame con Pietro sarà tagliato. Perciò non sarà più la Chiesa di Pietro. Sarà automaticamente una Chiesa extra ecclesia, una fuoriuscita dalla Chiesa cattolica. Inoltre, quando ciò avverrà, sarà la dimostrazione che la Chiesa cattolica si era fermata con Pio XII. Chiusa parentesi. Le origini della riforma della messa di Paolo VI. Cominciamo con 2 informazioni fondamentali. Prima informazione. La messa di oggi è quella della riforma di Paolo VI, promulgata nel 1970, per l'esattezza il 30 novembre del 1969, che è la data dell'inizio dell'anno liturgico, ossia 4 anni dopo la fine del Concilio Vaticano II. Seconda informazione. La messa di Paolo VI è meno cattolica della precedente, nel tentativo di essere maggiormente accettabile da parte delle chiese protestanti, che hanno delle liturgie simili. Ora, le origini della riforma della messa del 1970 risalgono ad una motivazione di Giovanni XXIII pro-protestante, ma non filo-protestante.
comunicata a partire proprio dall'annuncio pubblico dell'intenzione di indire un concilio. Questa motivazione pro-protestante è stata comunicata sia attraverso le parole, sia attraverso la data scelta per comunicare l'annuncio. Le parole furono: annuncio del 1, 2, 3, lo vediamo dopo. Basilica di San Paolo a Roma, detta fuori le mura. Giorno, mese, lo vediamo dopo. 1959. Giovanni XXIII. Venerabili fratelli, diletti figli nostri, pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, cosa? Di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione di un sinodo diocesano per l'urbe, sarebbe la riunione dei preti di Roma, e di un concilio ecumenico per la Chiesa universale, il Concilio Vaticano II. E infine questi due avvenimenti avrebbero portato a un aggiornamento del codice di diritto canonico. Andando più sotto, arriviamo al punto interessante. Da tutti imploriamo un buon inizio, continuazione e felice successo di questi propositi di forte lavoro, al lume ed edificazione ed a letizia di tutto il popolo cristiano. A. Rinnovato invito ai fedeli delle comunità separate, ossia le chiese protestanti. A. Seguirci, cioè le chiese protestanti dovrebbero. Le chiese protestanti seguono la Chiesa cattolica. Anch'esse, amabilmente, in questa ricerca di unità dalle chiese protestanti alla Chiesa cattolica e di grazia, a cui tante anime anelano da tutti i punti della terra. A. Rinnovato invito ai fedeli delle comunità separate, ossia le chiese protestanti, a seguirci anch'esse amabilmente in questa ricerca di unità e di grazia. Come detto, Giovanni XXIII ha comunicato questa sua intenzione pro-protestante, ma non filo-protestante, soprattutto attraverso la data che ha scelto per l'annuncio. Che data ha scelto? Allora, eletto il 28 ottobre 1958 e incoronato la settimana dopo, il 4 novembre, dal giorno successivo, qualunque data era buona per l'annuncio. Allora, che giorno ha scelto Giovanni XXIII? Dal 5 novembre ricorrono diverse commemorazioni simboliche adatte all'annuncio di indire un concilio, come l'annuncio del Messia da parte di Giovanni il Battista, il Natale, la nascita del Signore sulla terra, la memoria della Sacra Famiglia, la solennità di Maria, Madre di Dio, che è una definizione stabilita in uno dei primi concili della storia della Chiesa, quello di Efeso. Poi il giorno dell'Epifania, la manifestazione di Gesù a tutti gli uomini, e chissà quante altre commemorazioni adatte, fino al giorno che Giovanni XXIII ha atteso. Allora, che giorno ha scelto Giovanni XXIII per l'annuncio del concilio?